I veicoli a metano erano particolarmente gettonati proprio perché meno impattanti sulle tasche degli utenti, oltre che meno inquinanti. Ora invece camionisti e automobilisti devono far fronte a una vera stangata che si va ad aggiungere ai rincari delle bollette e delle materie prime. Il prezzo al chilo del metano in certi casi è addirittura quintuplicato rispetto a qualche mese fa. Tra i gestori c'è chi ha deciso di chiudere i battenti a causa dei contratti a prezzo variabile, ma c'è anche chi invece ha deciso di rimanere aperto nonostante le difficoltà. Il costo del metano è aumentato veramente tanto negli ultimi periodi, a partire da fine dell'estate dello scorso anno, e ad oggi ha raggiunto picchi e livelli mai raggiunti prima. Insomma, basti pensare che la prima settimana di marzo, con lo scoppio degli eventi che abbiamo visto in Russia e Ucraina, il prezzo del metano alla borsa di Amsterdam ha raggiunto valori anche di 340 euro per megawatt. Sono numeri spropositati, ha proseguito Umberto Diotallevi, che ci ha spiegato il motivo della differenza di prezzo, a volte notevole, tra i vari distributori. Diverse situazioni di prezzo sono legate alle diverse situazioni contrattuali. Innanzitutto, la prima grossa differenza, il metano liquido dal metano da tubo, è la prima grande scrematura, la prima grande discriminante. Poi, per quanto riguarda il metano da tubo, generalmente abbiamo diverse tipologie contrattuali e diverse formule contrattuali. Questo genera tutta una serie di situazioni per cui ogni gestore vive una situazione sua, e quindi può ogni proprietario, perché il gestore di per sé non può incidere più di tanto sul prezzo finale. Quindi ogni proprietario vive una situazione di prezzo di acquisto e di conseguenza si regola in maniera autonoma sul prezzo da applicare alla pompa. Mi auguro, ha aggiunto il titolare dell'impianto di Ponte Sasso, di riuscire ad andare avanti aspettando tempi migliori. Con questa situazione di prezzi ad oggi, per tutto il mese di marzo, visto la nostra particolare situazione, riusciamo a restare aperti e comunque mantenere un prezzo, diciamo, abbastanza relativamente competitivo per un metano liquido. Per quanto riguarda invece il prezzo che avremo nel mese di aprile, non lo so, ma visto l'andamento delle chiusure della borsa di Amsterdam, temo proprio che sarà abbastanza improponibile vendere metano. Non staremo chiusi perché siamo un impianto policarburanti, quindi abbiamo benzina, GPL e gasolio, però mi rendo conto che la parte del metano lavorerà sicuramente molto poco, anche la parte relativa ai camion. Ora si auspica un intervento decisivo da parte del governo. Speriamo, insomma, che lo Stato sappia mettere, diciamo, dei paletti a questo andamento ballerino della borsa, o comunque, diciamo, dei prezzi, e mi auguro con tutto il cuore, insomma, che vadano a finire tutte quelle situazioni, diciamo, di guerra che si stanno creando in Ucraina e Russia, che stanno in qualche modo scombussolando un po' tutta la vita di tutti.